Caldo record in Italia da nord a sud con temperature anche oltre i 40 gradi. A risentirne, oltre agli uomini, anche gli animali domestici e quelli da fattoria. Secondo Coldiretti, a causa delle alte temperature, le mucche stanno producendo circa il 10% del latte in meno rispetto ai periodi normali. Applicate le misure anti-afa nelle fattorie, gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo e sono entrati in funzione anche ventilatori e docette refrigeranti. Com'è cambiato il vostro lavoro? Il nostro lavoro cambia molto nei giorni di luglio perché siamo qui al pascolo ad aprire gli animali dal mattino presto, quindi alle 5 del mattino loro devono essere liberati e venire al pascolo, quindi cerchiamo di anticipare tutto per farli stare più freschi e liberarli già dalle 5 del mattino, perché purtroppo i nostri devono essere dentro i recinti, dentro i capanni, perché girando il lupo li dobbiamo mettere dentro tutte le sere e riaprire il mattino, però ci convivono bene tranquillamente così. Speriamo che, come ha fatto fino adesso, ci siano intervallato da acquazzoni, speriamo non forti, in modo tale che non ci porti giù delle frane come è già successo un mese fa, però ecco, magari dopo questa settimana di caldo, se già facesse un temporale sarebbe molto meglio. Effettivamente in questi anni il clima è cambiato. Io lo riscontro, noi siamo qua ormai da 10 anni e lo vediamo soprattutto da certi tipi di vegetazione, tipo alcuni alberi che non ce la fanno a passare l'estate, quindi si seccano, oppure delle fioriture strane, abbiamo visto delle fioriture di alberi da frutto a gennaio, cose che non fanno bene agli alberi, e notiamo che anche la natura sta reagendo in maniera strana a questi cambiamenti climatici. Temperature sempre più alte e il grande caldo non accenna a fermarsi. Per chi possiede animali domestici è importante seguire alcuni piccoli consigli. Un consiglio per i nostri animali può essere quello sicuramente di evitare di portarli fuori nelle ore più calde della giornata, preferire magari gli orari un po' più freschi, mattina e sera, portare sempre a disposizione una ciotola con dell'acqua per fornire acqua ai nostri animali e eventualmente rinfrescarli nel caso in cui doveste notare problematiche di affaticamento o problematiche di surriscaldamento dell'animale. L'asfalto può essere un nemico, quindi preferire sempre, magari se possibile, terra o comunque zone ombrose, per evitare comunque sia che l'asfalto rovente possa andare in qualche modo a surriscaldare i polpastrelli dei nostri cani e quindi creare anche lesioni a livello dei polpastrelli. Una cosa importante sono porre attenzione su quelle che sono razze di cani particolarmente predisposte a quello che può essere il colpo di calore, quindi i cosiddetti cani brachicefalici, carlini, bulldog francesi. Per quale motivo? Perché questi animali hanno una minor capacità di rinfrescarsi autonomamente. Sono arrivati in questi giorni di temperature così alte cani in pronto soccorso? Sì, sono arrivati dei cani che nonostante la passeggiata serale iniziavano ad avere sintomi di colpo di calore, cioè aumento della frequenza respiratoria e iniziava a produrre più saliva, quindi ai lati della bocca c'era appunto bava e l'animale iniziava ad abbattersi. In questo caso ovviamente bisogna subito ricorrere al veterinario e nel frattempo il proprietario può prendere un asciugamano, bagnarlo, avvolgerci l'animale e se ha a disposizione quei ghiaccioli che si tengono in frigorifero per rinfrescare le bevande e si possono mettere nelle linguine e nelle ascelle, ovviamente con un po' di Scotex attorno in modo da non avere un contatto diretto e ovviamente vanno portati dal veterinario. Cani sulla spiaggia, indicati o non indicati? L'importante è che ci siano spiagge attrezzate perché ovviamente anche l'ombrellone stesso non è, nelle ore calde non è sufficiente. Il cane va bagnato, se fa il bagno in acqua va risciacquato, deve avere sempre acqua fresca a disposizione, comunque è un'attrezzatura che gli permette di stare al mare in tranquillità, ecco, come fosse diciamo un bambino piccolo, quindi con tutti i riguardi.